per esempio delle fibre naturali, quindi c'è poco sport, c'è poco tecnico, ci sono sneakers, non c'è niente che arriva dal mondo sportivo se non alcuni tocchi che un po' possono ricordare il mondo della vela e della nautica, quindi una sorta di ideale crociera mediterranea, quindi ci sono tantissimi doppi petti. Il doppio petto è una silhouette dell'abito che viene espresso in più di un'occasione, anche nella maglieria. E ci sono, stavo dicendo, l'uso di fibre comunque molto naturali, quindi per esempio tutti gli abiti molto colorati, il color blocking, sono dei cotoni tinti in capo, ci sono delle raffie, quindi abbiamo utilizzato dei materiali come la raffia, però resi morbidissimi e leggerissimi per creare anche delle giacche completamente sfoderate e molto molto leggere. Ci sono abiti di lino e seta, quindi ho insistito abbastanza su maglie di cotone, maglie di cashmere, ho insistito molto sul discorso delle fibre naturali e di quello che il colore, anzi di come il colore può essere tradotto nelle fibre naturali, quindi non rimane mai il tuo, rimane sempre un po' vissuto.